Allora, M. Night Shyamalan, ha fatto una serie di film che hanno diviso il pubblico sempre. Forse il Sesto Senso è quello che mette d'accordo un po' tutti. Mentre invece ho sentito opinioni tremende e al contempo meravigliose riguardo a The Village. Che tra l'altro è un film che viene citato anche ampiamente da Classic Horror Story. The Visit è un altro film che ho sentito dire bruttissimo, bellissimo. Allora, ecco, una cosa che è un monito e anche un rimprovero che voglio fare a tutti quelli che seguono l'horror e che ritengono comunque, insomma, di ritengono o vogliono diventare degli esperti o comunque in qualche modo vogliono migliorare in questa cosa. Ecco, il mio monito è: non si può sempre valutare un film come una schifezza atroce o un capolavoro, perché questo è un po' un atteggiamento che le persone, gli esseri umani hanno un po' con tutto. Anche con le persone, no? Cioè, quando si giudica una persona si dice quello è uno stronzo, oppure una persona d'oro. No, neanche le persone sono esattamente questo. E soprattutto, appunto, non lo sono agli occhi di altri, magari. Quindi lo stesso vale per i film. I film non possono essere sempre stupendi, capolavori oppure delle porcherie, solo perché magari non toccano dei temi che a noi sono cari o a cui siamo sensibili. Quindi diciamo che il popolo può anche permettersi di essere così, diciamo, permettetemi il termine, becero, da dare un giudizio che lascia il tempo che trova. Invece, chi vuole, diciamo, invece fare recensioni, e mi rivolgo anche ai famosi critici, diciamo, quelli tra virgolette veri, perché sono giornalisti o lavorano per riviste, diciamo, che sono giornali veri e propri, non si possono permettere di fare due cose che vedo spessissimo e che ho visto anche per Old. Uno, spoilerare, perché lo trovo veramente un errore da principianti, e due, essere così poco osservatori e molto giudici. Quando io penso che la critica cinematografica debba essere un modo per avvicinare le persone al messaggio artistico del film, o comunque la critica in generale deve essere un modo per spiegare l'arte a chi magari non è tanto avvezzo a questo genere di cose. No, Dante. Ah sì, no, Dante non lo so se viene in live. Ad alcuni non è piaciuto, ad alcuni. Ecco, io rispetto tantissimo le persone che hanno dato i loro giudizi, chi è estremamente negativi, chi è estremamente positivi, chi un po' così. Ma io trovo tutto questo atteggiamento assolutamente lontano dal concetto artistico. Cioè, anche dire mi è piaciuto, ma i film sono delle esperienze. Ok? O i film, se funzionano, funzionano e poi possono colpire in maggior modo un certo tipo di pubblico e in modo minore un altro certo tipo di pubblico. Ma se si ha la presunzione di voler analizzare i film, quindi osservarli e quindi capirne i messaggi, gli svariati messaggi, e poi spiegarli a un pubblico che possono essere 3 persone o 1.000 persone, non si può avere questo atteggiamento. I film sono, se funzionano, funzionano. E Old è un film che funziona. Non solo, Old è il film con la trama più originale degli ultimi 20 anni. Nel senso che esistono diversi film legati alla questione del tempo, ma non trattati in questo modo. E l'argomento che c'è in questo film non è così consueto nel mondo del cinema. Quindi è un film anche che dal punto di vista dell'originalità va a riempire un vuoto che c'è in questo mercato, in questo bisogno che le persone hanno di storie, di novità. Quindi
Quindi trovo veramente agghiacciante che ci si lamenti sempre della poca originalità del cinema e di quanto si vada sempre a fare, rifare e a riciclare, e poi arriva una storia originalissima, con sì, probabilmente dei richiami, ma io li trovo abbastanza, perdonatemi, ridicoli, perché associare Old a Lost solo perché sono in una spiaggia lo trovo veramente un'associazione assurda e ridicola, perdonatemi, ma lo stesso ho sentito associare a Classico, no, scusate, Fear Street, il capitolo terzo, che è ambientato nel 1666, associarlo a Witch solo per l'ambientazione. Come si fa ad associarlo, scusate, dire che Fear Street cita The Witch solo perché parla di streghe e eventualmente è ambientato nello stesso lasso di tempo. Una citazione è un'altra cosa. Una citazione è proprio prendere un elemento estetico del film o un movimento di macchina o ricreare una scena che cita quella cosa lì. Non ambientarlo nello stesso luogo o avere lo stesso argomento. Questa non è una citazione. Quindi, per tutti gli aspiranti recensori, svegliatevi un po' perché veramente cascano le braccia a vedere questo tipo di recensioni. Chiedo scusa. Quindi, una storia estremamente originale. Tratta, perdonatemi che mi devo mettere la webcam che non mi vedo, tratta da Il Castello di Sabbia. Ora, dovete perdonarmi doppiamente per come leggerò. Pierre Oscar Lévy è se non erro, colui che ha scritto lo sceneggiatore del fumetto, e Frederick Peters è il fumettista, quindi chi ha disegnato la graphic novel, così si chiamano oggi i fumetti per renderli più fighi, ma meglio così. Questo fumetto mi è stato regalato all'anteprima stampa di Old, perché il film è liberamente ispirato a questo fumetto qua. Sono stato molto felice poi di leggerlo tutto, anche per parlarne a voi, e dopo la recensione del film parliamo del fumetto. Cerchiamo di rimanere in tema perché poi dopo c'è la possibilità di parlare di tutto, ma vorrei parlare di Old adesso. Mi viene quasi da, siccome io ho una recensione scritta, l'ho già fatta, mi viene quasi da fare più che una recensione, mi viene da rispondere a tutto ciò che ho sentito in giro. Quello che Shyamalan ha fatto è portare praticamente il suo cinema, il suo modo di fare i film, quasi tutti i suoi film hanno, per esempio, appunto, Il Sesto Senso, Science un po' meno, The Village e The Visit hanno dei colpi di scena tipici, insomma, è il suo genere, il suo modo di fare i film, e lì si è trovato bene. Questo film è uguale. Qualcuno ha detto: "Ah, ma nel trailer viene spoilerato tutto il film." Io trovo che sia inesatto, perché si tende sempre a pensare che i film siano. Si tende sempre a pensare che quello che conta nei film sia sempre solo ciò che non sappiamo degli accadimenti, senza renderci conto che gran parte di quello che ci piace di un film non è quello che accade, ma come accade. Quindi, Old, il trailer, in realtà non spoilera assolutamente nulla del film. Quindi dire che il trailer spoilerà mezzo film è sbagliato, perché il trailer spiega che sono non su un'isola. Qualcuno erroneamente, vabbè, non vi spoilerò questa cosa comunque, perché chi fa le recensioni lo dice, ma sbaglia a dire così. Comunque, spiega che su quest'isola, su questa spiaggia in cui si trovano, il tempo sta scorrendo velocemente, quindi non dice nient'altro, nient'altro. Ora io mi dico per rispondere anche a questa cosa qua, come fa un trailer di un film come questo, per chi l'ha visto, a farvi andare al cinema se non vi dice almeno quello che vi faccia incuriosire sul perché le persone invecchiano? Quindi non è vero che spoiler a mezzo film. Cioè,
Tanto più che secondo me, appunto, ciò che ci piace spesso del cinema è il come, non il cosa. A noi ci piace il come, il sesto senso ci piace come viene raccontata la storia, nascosta la verità e svelata alla fine. È vero anche che però, diciamo, la chiusura del cerchio, l'epilogo finale, chiaramente gradiremmo non saperlo, gradiremmo non saperlo. Detto ciò, io ho rivisto da poco Antebellum perché ho dovuto fare la recensione del Blu-ray che è uscito in un video. Lo avevo già visto Antebellum e mi è piaciuto tantissimo rivederlo. Sapevo benissimo tutto. E anche in Antebellum ci sono dei twist, tra l'altro anche molto presto durante la pellicola, quindi non sono discorsi veramente molto poveri e dovremmo veramente riuscire ad andare oltre a questo, cioè limitarci, non dobbiamo limitarci a un film è bello se ha fatto la storia che mi aspettavo io, un film è bello se cioè, rivela mille segreti incredibili. Io tutto il film sono lì che wow, perché sarebbe una gran cazzata un film che rivela 3000 segreti. Ci sono delle parodie che sono così, per cui non ne vedo la ragione di. Invece, quello che è interessante di Old è come viene raccontato il rapporto tra queste persone durante questo evento che avviene molto velocemente, ma non solo. È molto intelligente anche in come esprime e mostra il passare del tempo e spiega, cioè non scientificamente, ma dà delle spiegazioni sul come e perché. Ho sentito anche persone che hanno detto: ah, ma cioè, questo è veramente molto grave, secondo me. Io se io facessi un ragionamento così, mi chiederei: ma perché sono così prevenuto, sono così pronto a cercare l'errore dove non c'è. Qualcuno ha detto: ah, i costumi da bagno crescono insieme a loro, come per dire, vedi, sono arrivato io e ho capito, cioè subito ti ho smontato, caro il mio amico Shyamalan, come se capito quest'uomo andasse in giro a vantarsi di chissà che cosa. No. Tra l'altro, non mi sembra neanche che sia uno che se la mena tipo Zack Snyder, non lo so. La verità è no, non crescono insieme alle persone e scoprirete perché una bambina all'inizio del film è vestita, alla fine no. Cioè, alla fine sì, è ancora vestita con altri vestiti, quindi non si può veramente partire con questo pregiudizio. Ecco, questo pregiudizio si accompagna ha un altro grave problema che il cinema ha e che probabilmente Shyamalan si porta dietro da secoli, da quando ha iniziato la sua carriera, perché evidentemente lui ha questa maledizione, no? La maledizione di Shyamalan, che è quella delle aspettative. Cioè, lui ha fatto un film molto bello, che è Il Sesto Senso, ma neanche così capolavoro, un bel film che è entrato nell'immaginario di molti, è piaciuto a molti. Ha fatto la storia. Poi dopo, in realtà, dopo quello è sempre stato un suddividersi del pubblico. Chi si aspettava qualcosa e chi si aspettava qualcos'altro. Quindi il problema qua sta nelle aspettative, cioè le aspettative delle persone che vengono disilluse tutte le volte. Perché vengono disilluse? Perché io penso che Shyamalan possa tranquillamente permettersi di raccontare la storia che vuole come vuole. Perché questo film non è assolutamente un fallimento, ma è un ottimo film? Perché Shyamalan ha 50 anni. Ha 50 anni e forse chi non ha 50 anni o chi non ne ha 40, 45 non lo sa, non lo capisce. Non ci arriva. Ed è giusto così, non è una sua colpa, perché ci siamo passati tutti. Finché non arrivi a 45-50 anni, non capisci una cosa, cioè che metà della tua vita l'hai già vissuta. Indubbiamente, cioè non ci sono dubbi su questo. Non ci sono, cioè, parte una rarissima, parte
percentuale di persone che vive fino a 102 anni, ok? Allora dovresti arrivare a 51 anni e saresti già a metà. Ciao Chiara, ho letto io del... L'ho detto... No, ma non l'hai detto... Tu l'hai detto in live, ma io l'ho sentito anche da altre persone. Non era per spontarlo Gonz. No, ma io... perché lui ci si aspetta di tutto, figurati se faccio le pulci a Shyamalan. Brava. Non si fa... Non bisogna fare le pulci perché, come poi ho spiegato nella live che tu c'eri, ma non lo sto dicendo perché l'avevi detto tu nella live, perché a te ti ho risposto. Lo sto dicendo perché l'ho sentito altre volte. Quindi io di conseguenza... Penso, se l'ha detto lei, l'ha detto qualcun altro e a lei l'ha detto anche qualcun altro, allora vuol dire che c'è una grossa percentuale di persone che fanno questi ragionamenti in modo prevenuto e non deve essere presa come un'offesa, ok? Devi pensare, come mai sono... cioè ho pensato questo, non ho neanche controllato se i costumi sono uguali, no? Come fa... cioè, quantomeno uguali di colore. Però, siccome... Ciao Dante Lucifero, siccome ho risposto nella live, però lo voglio dire anche qua, ovviamente è errato dire... È errato dire che i costumi sono gli stessi come fanno a crescere, perché non sono gli stessi costumi, e nel film lo vedrete perché. Poi vi spiegherò una cosa del fumetto, perché il fumetto racconta in parte la stessa storia. Scusate, mi sono distratto a vedere. Voglio rispondere a questa cosa. I costumi sono giusti. Non c'è questo errore che molti potrebbero pensare e che con grande, come si dice, con grande pregiudizio uno dice: ma com'è possibile che... No, vai a guardare perché non sono gli stessi costumi. L'altra cosa che mi viene da dire, ma secondo voi, e questo lo dico non per rispondere a te, perché ti ho già risposto, lo dico perché ormai ho imbastito questo argomento, lo voglio dire in questa live, così se rimane qualcuno capisce il mio ragionamento. Ma secondo voi, Shyamalan e il direttore di produzione e tutta la compagnia di gente che lavora da anni nel cinema, secondo voi, quando prepara i costumi non ci pensa? Certo che ci pensa, dai. Se ci pensa, Pino il macellaio... Mario l'avvocato, Gianni l'autista. Scusate se faccio solo nomi di maschi. Ma questo perché ho detto questi tanti lavori diversi? Per dire che non è una questione di cultura, no? Che livello sociale e culturale hai? È una questione proprio di ma se, saprà fare il suo lavoro o no? Quindi andate, poi guardate il film e capirete che. Perché non è un film che toppa? Perché semplicemente questo film racconta quello che Shyamalan vuole raccontare. Quindi la storia di un uomo che arriva a metà della sua vita, perché, ripeto, Shyamalan ha 50 anni, e ha vissuto di più di quanto gli rimane davanti. Quindi l'ottica con cui guarda un film un uomo di 40-45 anni è molto più ampia e più vicina all'ottica di Shyamalan. Quindi questo è un film che racconta quello che Shyamalan vuole. Quindi esce dal concetto di faccio un film per divertirvi. Faccio un film per dire delle cose che penso che ad altre persone, come me magari, possono incuriosire chi le capisce e magari essere vicine a chi le... scusate, incuriosire chi non le capisce e essere vicine a chi le capisce. Io le capisco perché... Ho 45 anni e questo film è molto poetico, secondo me. Racconta degli avvenimenti, cioè è una situazione surreale, chiaramente, ma neanche troppo surreale, perché il tempo è relativo. Il tempo è relativo. Purtroppo noi esseri umani cerchiamo di dare a tutto quanto un numero preciso, una misura precisa, ma il tempo è relativo in realtà. E fenomeni di questo tipo chiaramente non esistono qua, ma sono sicuro che qualche fisico e qualche scienziato potrà darci qualche spunto per situazioni abbastanza paradossali. Quindi si crea una situazione e io l'ho trovato. Allora, ho sentito parlare di recitazione pessima, susseguita da
il doppiaggio faceva schifo. E lì ritorno sul mio vecchio tormentone. Basta giudicare l'interpretazione attoriale degli attori in base a come viene fatto il doppiaggio, perché se poi non prendi un bravo doppiatore, decade tutto quanto. Perché se io espressivamente faccio quello che devo fare giusto e poi mi metti Paperino a doppiarmi, è ovvio che non funziona la cosa. Quindi io l'ho visto in inglese, per fortuna, con i sottotitoli. E gli attori sono estremamente bravi. Estremamente bravi e ho trovato estremamente realistico anche tutto quello che è il comportamento dei personaggi. E vi spiego perché. Perché è realistico e perché a alcune persone può non sembrare realistico. Perché i personaggi, essendo su, e questo non è spoiler, essendo su un'isola, scusate, su un'isola o una spiaggia, ma si sente il microfono ogni tanto dei picchi, essendo su un'isola, comunque in un luogo dove il tempo scorre velocemente, biologicamente queste persone invecchiano o, tra virgolette, crescono se sono bambini. Cosa succede al loro interno? Alla velocità, a una velocità supersonica, ci sono degli sbalzi umorali pazzeschi. Perché? Perché ogni mezz'ora è un anno. Ora voi pensate al vostro la vostra stabilità psichica, la vostra salute psichica, la vostra, chiamiamolo anche stress o felicità. I bioritmi, qualunque cosa, pensateli velocizzati alla velocità di in mezz'ora un anno. Quindi quello che accade, accade in modo molto strano e molto surreale, ma anche le reazioni in realtà, perché potrebbero sembrare sciocche, in realtà sono geniali e sono, a parte che alcune persone, chiaramente, quello che portano dentro, quello che portano dentro, no? Come persone, quindi che possono essere. Voi immaginate come siete, no? E prendete tutti i vostri sbalzi, di salute, mentali, e accelerateli a. Ecco, quindi immaginate le reazioni che le persone potrebbero avere a tutto questo tipo di emozioni velocizzate. Quindi secondo me è trattato benissimo l'argomento, la recitazione è ottima, non è tanto dell'orrore, non è proprio, c'è proprio qualche tocco qua e là di cinema horror, diciamo, c'è, per fortuna c'è una scena, diciamo, horror carina, simpatica, anche forse quella tocca proprio i limiti di surreali, cioè un po' surreale. No, ci sono delle spiegazioni per tutto. Non voglio spoilerarvi. Non è molto thriller, però. Infatti, Dante, non è molto. Sì, cioè, nel senso, è sicuramente più un thriller che un horror. Però dipende sempre in che concezione entriamo, delle cose, no? Come per dire, questa è una roba che avevo scritto anche per altri film, no? Climax, per esempio, non è un horror, ma noi comunque lo facciamo rientrare nell'horror psicologico. Perché? Perché il reale diventa orrorifico, come in Irreversibile. Cioè, ciò che è reale, cioè qui è una situazione che si può. Cazzo, ma avevo messo pure il fermaporta, vabbè. Ciò che è reale si trasforma in horror nel momento in cui sei in una rappresentazione, chiamiamola teatrale, artistica, no? Quindi tutto cambia. Quindi diventa horror in climax, la situazione di follia che si crea, diventa horror lo stupro e la vendetta, eccetera, eccetera. Questo non è un horror, ma mi viene da dire, non trovereste estremamente spaventoso, quindi estremamente horror, estremamente inquietante arrivare in un posto e invecchiare, anche solo perdere un anno della vostra vita perché, oh cazzo, dove sono finito? Qua si invecchia velocemente.
Cioè, anche solo un anno, mi verrebbe l'angoscia di dire, cazzo, ho messo il piede nella spiaggia sbagliata, ho perso un anno di vita. Questi no, questi si ritrovano in una situazione drammatica invece, molto più. Quindi io lo trovo anche un po' horror, come può essere horror per atmosfera l'invasione degli ultracorpi, che comunque è un film di fantascienza. Vi parlo chiaramente di quello vecchio, perché quelli dopo non me li ricordo neanche. Quello. Come può essere horror, per esempio, l'ho rivisto ieri con mio figlio, Essi vivono, che è un film di fantascienza, ma è horror la distopia che c'è nella società. Qua la distopia è creata da un evento naturale o scientifico o chissà divino, chi lo sa. E quindi, secondo me, comunque è horror, cioè, o comunque. Ormai, ecco, diciamo, mentre una volta si volevano classificare i film, etichettarli, quindi vi parlo degli anni passati, e lo stesso regista e produzione cercava di rimanere nel binario del genere che avevano scelto per non tradire le aspettative di quel prodotto, oggi non si fa più questo ragionamento. Anzi, addirittura si pensa, facciamo questa storia che mi piace. Tra l'altro io la farei anche un po' horror perché mi piace, tanto meglio perché così anche la frangia di appassionati di horror lo guarderà. Poi è chiaro che il maggior nemico di questo film, di Old, sono le aspettative. Il nemico numero uno in assoluto di Old sono le aspettative. E lo sono anche le aspettative, lo sono state anche per Signs, The Visit e tutti i film che sono venuti dopo il Sesto Senso. Cioè il Sesto Senso ha funzionato e tutti i fan volevano sempre solo quello. Per cui quando lui ha fatto Signs, il pubblico si è diviso. Poi ha fatto The Visit e il pubblico si è diviso. Si dividono sempre. Questo è il vero grande mistero di Shyamalan. Cioè come mai è il regista più controverso, diciamo, del panorama, perché se a parte che vabbè, non è poi così vero, non è poi così vero, perché poi alla fine stiamo vedendo anche se in quantità inferiore, una grande marea di persone che sta attaccando a Classic Horror Story, come purtroppo stiamo vedendo una marea di persone che stanno dicendo che a Classic Horror Story è un capolavoro. A Classic Horror Story non è un capolavoro e non bisogna esagerare. Quindi l'errore che si fa è esagerare troppo su il giudizio di questi film. Io vi dico, Signs è sicuramente il mio film preferito di Shyamalan e l'ho spiegato perché a livello di sceneggiatura e poi chiaramente di resa cinematografica, quindi di regia. Mi è piaciuto tantissimo come gli elementi, diciamo, legati al mondo del destino, quindi la predestinazione delle cose, vengano inseriti in sceneggiatura e poi riposizionati nei punti giusti, con i tempi giusti al momento di un finale, molto, diciamo, epico, quasi surreale, quasi soprannaturale, no? Cioè come se tutto fosse scritto, no? Come se. E questo è l'aspetto affascinante dei film di Shyamalan. Lui spesso sceglie tematiche di questo genere perché la predestinazione esiste anche in altri suoi film. Ecco, lo stesso. Vabbè, Dante Lucifero dice che è un capolavoro. Ecco, faccio lo stesso paragone. Io ho sentito gente dire che Science è una schifezza e poi ci sono persone che dicono è un capolavoro. Secondo me, la verità non è né l'uno né l'altro, ma che è un film che Science è un film fatto molto bene e che mostra la peculiarità di Shyamalan come regista è poco ma sicuro. Un'altra cosa sicura è che tutti i film di Shyamalan, e perdonatemi se non ho visto Il Dominatore dell'Aria, che non so che cazzo sia, ma solo il titolo mi venivano i brividi, i piccoli brividi mi venivano. Che bella questa battuta. E gli altri sono tutti ottimi film. Cioè,
Non ci sono cazzi, non ci sono cazzate da dire. Il popolo becero può anche ruttare il suo insulto, ma sono tutti ottimi film, che poi non sono quello che la gente si aspetta, come Lady in the Water, non è quello che la gente si aspetta, a me è piaciuto parecchio. Sono tutti film girati molto bene e che fanno quello che volevano fare, non fanno quello che lo spettatore si aspettava. Perché? Perché sono molto diversi tra di loro. Vi dei Visite è un film con colpo di scena, ma estremamente diverso da Signs, estremamente diverso da The Village. E vorrei ben vedere, cioè, il regista che vuol fare sempre la stessa cosa è un coglione, fondamentalmente. O uno che non c'ha voglia e dice, vabbè, questo ha funzionato, lo faccio andare avanti. Quindi, Old è un ottimo film che racconta. È anche un film è più un film drammatico thriller, ecco, se vogliamo dire. Non dico altro per non darvi troppi indizi. E racconta esattamente quello che Shyamalan vuole raccontare. Cioè, ci sono due cose che racconta. Una che non vi dico perché fa parte del retroscena, della sottotrama, del twist, del grande colpo di scena. L'altra cosa che vuol raccontare è la preziosità del tempo, cioè quanto è prezioso il tempo e quanto è soggettivo anche, e lo ha fatto. Questo è un film molto, molto toccante, secondo me. Chiaramente, se uno va al cinema aspettando chissà quale roba, e non un film che io ho trovato estremamente romantico. Estremamente romantico, e io sono un romanticone, anche se non sembra. È chiaro che rimane deluso, ma io ve lo dico sempre: zero aspettative. Quello che il regista vuol fare, fa. Io l'ho trovato un film molto vicino a me, perché arriva un'età in cui quello che potevi fare l'hai fatto, non puoi fare più nient'altro. Cioè, tutto si riduce, tutto il tuo mondo si rimpicciolisce. Quando sei giovane invece ne hai di opportunità, la tua vita può prendere migliaia di strade, ok? E hai anche una progettualità diversa. Quando hai vissuto già buona parte della tua vita, hai un modo di vedere il tempo molto diverso da chi non è arrivato a fare il giro di boa. Cioè, il giro, la staffetta, il punto della metà, la metà della tua vita. Ok, perché un conto è morire per un incidente, e ok, quindi la tua vita. Ma se tu non muori per un incidente, sei fortunato e la tua salute va più o meno bene, fino a 70, 75 anni, 80, speriamo ci arrivi, se non hai sfortuna. Quindi 50 anni sono quell'età lì. E lui questo film l'ha fatto per raccontare queste emozioni qua. E io mi sono emozionato parecchio. Non solo, alla fine c'è un bel, ma neanche estremamente eccezionale. C'è una spiegazione che a qualcuno piacerà di più, a qualcuno piacerà di meno. A me è piaciuta perché non me l'aspettavo. E poi parliamo anche del twist, perché guai a dire avevo capito tutto dall'inizio, perché questo è un errore gravissimo. Il twist non lo avevo capito fino all'ultimo e vi spiego perché. E è un twist che mi è piaciuto, ma non mi fa dire oh mio Dio, che idea geniale. È una bella idea e alla fine funziona. Detto ciò, quello che voglio dire a chi crede di aver capito il twist prima degli altri è impossibile. Perché? Perché quello che viene raccontato non si può associare minimamente. È estremamente originale quello che è stato fatto. Quello che si capisce. E non è uno spoiler, perché veramente una briciola. È che, come accade in quasi tutti i film, quello che si capisce nel twist, quello che si capisce del colpo di scena, viene suggerito man mano dalla sceneggiatura, in piccole dosi. È una tecnica usata in decine e migliaia di sceneggiature.
chi lo fa bene e chi lo fa male, ed è come seminare briciole di pane, sempre più grosse. Ok? Quindi ci sarà un momento proprio alle prime scene, quindi dopo, ma che ne so, 20 minuti, dove loro si guarderanno intorno e vedranno delle cose. Ecco, quelle cose lì che loro vedranno sono state scelte, è stato scelto di metterle. Altri indizi che sono messi durante il film, dall'inizio alla fine, ci sono indizi, sono chiaramente messi lì a scelta del regista. Il regista poteva non farvi vedere niente di tutto quello che voi avete capito dalle inquadrature. È questo che io voglio spiegarvi. Cioè, se voi l'avete capito, avete avuto più intuito di altri, ma non vuol dire che lo avete capito perché lo avete deciso voi, lo avete capito perché lo ha deciso il regista e lo sceneggiatore, perché ha detto, qua mettiamo un pizzico di roba, qua un altro, qua un altro, qua un altro. Alla fine qualcuno capirà qualcosa, qualcuno capirà niente, qualcuno magari avrà l'intuizione e lo capirà, ma non è possibile capire tutto, tutto, a meno che veramente uno non abbia, e non è escluso che qualcuno ce l'abbia, come può essere, vabbè, anche se è un personaggio immaginario, la mente è estremamente sviluppata e abile nel comporre sottotrame. Per esempio, mia moglie è così, mia moglie. Io non guardo mai film con lei perché sennò mi sputtana. Lei, che fa tra l'altro montaggio video, ha fatto la scuola di cinema, quindi ha una mentalità anche legata a questo, è molto attenta ai dettagli, capisce sempre le trame dei film, o quasi sempre. Però che il pubblico medio capisca il twist è impossibile. Quindi. E se viene capito è perché è stato deciso. È stato deciso dal regista. Ricordatevi che le scene che lui mette e che vi sono servite per capire. Adesso passiamo al fumetto. Adesso passiamo al fumetto. Quindi, se voi avete capito qualcosa da una scena, l'ha messa lì lui. E lui sapeva che quella scena era riferita al finale. Quindi, non pensate di voi aver vinto e lui aver sbagliato. Semplicemente voi avete capito meglio gli indizi in modo più arguto di altri, ma non vuol dire che il film è fatto male perché voi avete capito il finale. Io ho capito quello che lui mi ha detto di dover capire, perché quando inquadri una scena e uno dice una roba e te lo dice apertamente, che lì ha visto una roba e che quella roba lì è quella, cioè si parla, dicono proprio delle cose, dicono degli oggetti, delle robe, e quindi, cioè, è chiaro che vuole essere capito. Quello che non si può capire è tutta la macchina, la cosa che può esserci sotto. Chiudo per non entrare troppo nello spoiler. Molto difficile dirvi qualcosa su questo fumetto senza spoilerare, ma non vi spoilero comunque, vi dirò che vi faccio vedere una tavola che non vi spoilerà nulla. Vediamo. Faccio vedere questo. Ma è molto, è disegnato molto bene. È disegnato veramente molto bene, con un grande stile. E scusate, tolgo la fascia. È caduta. Allora, vedete, qua c'è la questione dei costumi. Guardate come è disegnato bene. Qua, questa è una bambina che si piega, le esce un po' il sedere. Si vede tutta la muscolatura fatta da Dio. Veramente molto bravo a disegnare l'anatomia questo disegnatore. E si accorgono appunto che le esce il sedere perché sta crescendo. Quindi dicono, ma come? Oh, abbiamo comprato il costume della taglia, anzi, sapete che i genitori comprano la taglia leggermente più grande. E nel giro di poco questa, comunque avete visto che è veramente disegnato da Dio. Vi faccio vedere le tavole iniziali per farvi capire che è veramente strepitoso. È veramente bello. Anche qua ci sono. Ok. È un po' difficile perché non mi vedo. Comunque, che differenza c'è? Intanto è un fumetto bellissimo, veramente. Sono contento di essere
Ringrazio Coconino Press e Fandango che me l'hanno regalato l'anteprima. Sono contento di essere tornato a leggere il fumetto con un fumetto così veramente sofisticato. La cosa impressionante è che effettivamente il fumetto ci sono delle cose uguali al film, non tutte, chiaramente alcune sono state leggermente variate, ma soprattutto buona parte di quello che c'è nel film, nel fumetto non c'è. Cioè, il fumetto si capirà se lo leggete dopo. È meglio leggere dopo il fumetto, secondo me. Il fumetto si capirà come sia stato semplicemente un'ispirazione. Ok? Non è tutto quello che c'è nel film. Quindi c'è una bella differenza. Tra quello che viene, insomma, quello che c'è nel film e il fumetto. Sì, direi che c'è una bella differenza. Scusate, chiudo un attimo la live qua. Ridendo e scherzando. Un'oretta è passata. Che altro dire sul film? Beh, esteticamente perfetto. Non è niente di eccezionale, è molto bello esteticamente, mi è piaciuto tutto, mi è sembrato che tutto tornasse, gli effetti speciali sono pochi, appunto c'è una scena horror, ma ecco no, l'unica pecca, secondo me, l'unica pecca che non mi è piaciuta, ma la colonna sonora ti dirò, non ci ho fatto troppo caso, quindi non so se è un pregio o no, nel senso se è stata così pensata ad essere molto, come si dice, assecondare. Perché c'è questo coso qua, maledizione? Per assecondare un po' il film, oppure per essere più leggera, oppure è invece un difetto perché è un po' anonima. Non ti so dire perché non me la ricordo molto bene. Quello che ti posso dire è che è l'unica critica che faccio, lato mio, all'intero film è che il finale, quindi la spiegazione di ciò che è accaduto, è un po' troppo didascalico, un po' troppo spiegato. Spiegato, cioè, nel senso, serve una spiegazione perché sennò non lo capireste, però ecco, poteva essere una spiegazione fatta un po' più stilosa. Ecco, quello non mi è piaciuto molto. Quello che mi è piaciuto e che l'ho scritto anche nella recensione è il percorso, perché è un percorso molto sentimentale, molto poetico sull'esistenza dell'uomo e vengono toccati veramente tutti i tipi di persone, secondo me, in questo film. Tra l'altro, la regia della seconda unità, non so se sapete cos'è la seconda unità, è tutta una parte di scene che vengono girate da un altro regista, che succede spessissimo nel mondo del cinema. La seconda unità di Old è stata girata dalla figlia di Shyamalan, che è molto giovane, e quindi spero, insomma, che possa, come è successo per Brandon Cronenberg, insomma, portare qualcosa di buono anche lei quando farà il suo primo film, diciamo, da regista primaria, insomma. E niente, questo è tutto per, diciamo, quello che avevo da dirvi, credo. Se non avete altre domande, mi sembra di essere stato anche abbastanza bravo a non spoilerare il film. E basta. Se avete domande, se no possiamo parlare anche di altro. Urco zio. Ma il discorso delle aspettative è veramente una roba che mi manda in bestia, perché
ma ne ho sentite anche su altri film. Cioè, io trovo allucinante che una persona possa valutare negativamente un film che può essere horror o thriller, valutarlo male perché non c'è la sufficiente dose di violenza, la sufficiente dose di scene splatter. Cioè, è veramente un ragionamento estremamente becero, perché non è una pizza dove tu ti lamenti perché ci sono pochi peperoni e invece ne avevi chiesti tanti. È il messaggio di un gruppo di persone che hanno creato un'opera e che avevano loro in mente che cosa fare di questa, di quest'opera. E tu sei chiamato solo a trarne le cose migliori. È come entrare a vedere, cioè, andare a vedere un film è come entrare ogni volta in un ristorante diverso. Non puoi recensirlo male o giudicarlo male perché questa volta ti è arrivato il couscous invece che gli spaghetti alla bolognese. Cioè, non ne capisco proprio il senso, sinceramente. E c'è un grande chiacchiericcio inutile, totalmente inutile perché non c'è la capacità di osservazione dei film, cioè c'è semplicemente un grande chiacchiericcio, un grande urlare, tra virgolette, la propria, proprio come si dice, giudizio negativo o estremamente positivo, cioè estremamente negativo o estremamente positivo. E tutti sbraitano questa cosa e nessuno analizza il film, nessuno osserva quello che si chiede che cosa volesse dire il regista, nessuno se lo chiede mai. Allora io mi viene, quando penso a questa cosa che mi tormenta tutti i giorni, ogni volta che leggo commenti e cose, e penso, ma perché? Perché sono sui social? Perché non me ne vado via su una montagna? Penso sempre a Ghezzi, critico cinematografico che conosco perché la sera tornavo e mi guardavo sempre un film su Fuori Orario. E penso sempre a Ghezzi, no? Che ne sapeva un sacco di cinema. E c'è questa intervista che lui fa a Tsukamoto, che è il regista di Tetsuo, un film di fantascienza, un po' horror, famosissimo, no? Che tra l'altro io ho visto solo grazie a Fuori Orario, se no non l'avrei mai visto. E lui intervistandolo conosceva benissimo Tsukamoto, tutte le sue opere, insomma era un regista, era il suo regista feticcio, no? Gli piaceva. Quando lo incontrò, lui si rivolgeva a Tsukamoto come per cercare di carpire il pensiero di Tsukamoto, cioè capirne la volontà, cosa cercasse di fare, volontariamente o involontariamente. Cercava di capire quanto ci fosse di casuale e quanto di pensato da Tsukamoto quando faceva i suoi film, no? Allora mi viene da pensare, quando Shyamalan o un altro regista fa un film un po' più, diciamo, con delle tematiche un po' più serie, no? Che ne so, un wrestler, non so se è un wrestler che deve entrare in una città infestata per prendere dei soldi, infestata da zombie. Nessuno si pone il problema di dire, ok, ma che cosa voleva dire Shyamalan con questo film? Di che cosa voleva parlarci? E ci è riuscito? A parlare di quello che voleva lui. No, il tema è sempre: non ha accontentato ciò che io volevo, ciò di cui io avevo bisogno. E invece questo è il lato peggiore del cinema, secondo me. È proprio il lato che mi annoierebbe. Io non sarei qua a parlare di cinema, non sarei qua. Non starei a comprarmi film, non farei niente se il cinema fosse qualcosa che deve assecondare i miei gusti in continuazione. O qualcosa di, appunto, che deve rispettare delle regole di intrattenimento, di entertainment, no? E
E ora capisco anche perché il cinema di una volta non è più, non ha appeal perché è troppo lontano dalle esigenze di quello che c'è oggi e ha la pretesa persino di parlare di quello che voleva lui, perché sai. Quindi addio il cinema di una volta. E addio anche il cinema che si permette di dire, di parlare dei temi che vuole lui. Sì, purtroppo non è colpa delle persone, nel senso, in parte è colpa delle persone, però noi abbiamo la libertà di scegliere. Io vi propongo di mettere alla prova il vostro cervello, come ho criticato i crit. Vedo che la live sta andando benissimo, mi fa molto piacere. Si vede che quando... vai bene solo quando dici che quando la gente è d'accordo con te. Ecco, questo è un tema interessante. Cioè, ci si aspetta sempre che quando uno segue un altro perché fa recensioni così, è molto difficile che continui a seguirlo se non è d'accordo. Ok, quindi, siccome io sono molto critico con le persone. Cioè, non con le persone, con le azioni, non con le persone. Persone, anch'io sbaglio, anch'io faccio delle cose che io ritengo sbagliate e che magari qualcun altro ritiene sbagliate. Però sono critico sulle azioni e nessuno vuole sentirsi messo in discussione. Già, la vita ti mette in discussione continuamente, la scuola, il lavoro, tua mamma, tuo padre, tua moglie, tuo marito, tuo figlio, tutti ti ci mettono in discussione. Il bello è che a me non me ne frega un cazzo del resto. Invece mi piace mettermi in discussione su quello che riguarda il cinema. Mi chiedo sempre come mai il cinema spazzatura, non il cinema trash, il cinema spazzatura, quello mainstream, quello un tanto al chilo, quello fast food, attiri così tanto, eccetera. La verità è che sono marketing, è solo una questione di marketing. Siamo tutti molto... diciamo succubi di questo, un po' come in Essi Vivono, di questi messaggi subliminali. Si spendono tanti soldi per parlare del film e poi alla fine lo vogliono vedere tutti perché ne parlano tutti, quindi è normale. Sono usciti tanti film meravigliosi che non hanno avuto nessuna campagna marketing e infatti io vedo commenti allucinanti di gente che dice: "Ah, ma non esce mai un cazzo di bello". Quest'anno sono usciti una marea di film fighissimi. Cioè abbiamo, secondo me, ha raggiunto, magari non in qualità, ma nel senso, come film, come Midsommar, così abbiamo raggiunto quell'annata lì, ma se ne parla molto meno. È uscito in... Pensa a te, caro Thomas, questa è la cosa veramente drammatica. È uscito in home video, quindi vuol dire che non è uscito. Cioè, come true. Il film, uno dei film più belli dell'anno, non il più bello forse, perché adesso comunque lo sto ridimensionando perché ne sono usciti altri, ma comunque un film molto bello, molto... Cazzo, qua si muove tutto. Niente, ha saltato la sala. Però in sala ci sono andate delle vaccate incredibili come The Conjuring 3 e... Chi cazzo ne parla più di The Conjuring 3, dai ragazzi? Avete visto che era una cagata e non ne parla più nessuno. È finita la saga di The Conjuring. È morta, è finita, è chiusa. Old, secondo me, è un film che è un po' come Hereditary, che è stato criticato da una marea di gente. Adesso invece è stato rivalutato. E come Hereditary verrà rivalutato.